È in programma ad Urbino la terza edizione della Raffaello Gravel, l'iniziativa nata con l'intento di promuovere e far vivere pedalando in bicicletta i luoghi vissuti da Raffaello Sanzio. A supportare l'evento Confcommercio Marche Nord. Tutto ciò che serve per valorizzare la nostra provincia e particolarmente i comuni che fanno parte del nostro progetto itinerario della bellezza hanno un'attenzione particolare da parte di Confcommercio. In maniera particolare tutte quelle attività sportive e non che hanno come obiettivo quello appunto della valorizzazione del territorio sotto l'ottica della sostenibilità. In questo caso ovviamente la valorizzazione del territorio viene fatta in bicicletta, quindi un turismo lento, un turismo sostenibile, che è un po' l'obiettivo che noi ci siamo prefissi quando abbiamo inventato il progetto itinerario della bellezza. La bellezza culturale del territorio, un ambiente spesso incontaminato come quello che i partecipanti al Gravel troveranno sul Petrano, sul Nerone oppure sul Pietralata e quindi la Gola del Furlo. L'appuntamento con la terza edizione è per il 15 e 16 giugno, per domenica 16 confermati percorsi lungo e corto, mentre il sabato è in programma la Raffaello Gravel Trail, un percorso di 235 km con 6.560 metri di dislivello, un evento sportivo che mette insieme i tre monti del territorio, Nerone, Petrano e Catria. Per i partecipanti sarà possibile dormire in luoghi di assoluto fascino come Fonte Avellana. Sport e non solo, per la Raffaello Gravel sarà possibile scoprire anche le eccellenze enogastronomiche. Ci abbiamo una novità, la collaborazione col distretto bio delle Terre Marchigiane, che avrà diciamo il sabato e la domenica la possibilità, con 13 espositori ad oggi partecipanti, di proporre i loro prodotti diciamo enogastronomici delle Terre Marchigiane. Di conseguenza, come potete vedere, è un weekend basato su sport, benessere, cultura e solidarietà. Dobbiamo puntare su questo, noi della Cicoducale ci crediamo da sempre assieme al Comune di Urbino e questo faremo.